Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. La 21ª domenica del tempo ordinario dell'anno A ci presenta Gesù che con i suoi discepoli si allontana all'estremo nord per allontanarsi dal centro della regione in cui operava prodigi e predicava. E questa città, Cesarea di Filippo, è una città che al tempo di Gesù era in costruzione. Era stata voluta da Filippo in onore del padre Erode. Inoltre, in questo territorio vi era una delle tre sorgenti del fiume Giordano, che si pensava fosse la porta del regno dei morti. E Gesù, allontanandosi, chiede ai discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Gli uomini chi dicono che sia il figlio dell'uomo? E i discepoli rispondono citando alcuni personaggi importanti della tradizione degli ebrei: Giovanni il Battista, Elia, Geremia, altri profeti. Poi Gesù pone la domanda diretta ai suoi: «Ma voi chi dite che io sia? Avete realmente fatto esperienza di me? Sapete realmente chi sono?» E a questa domanda solo uno ha il coraggio di rispondere, ed è Simon Pietro, che risponde dicendo: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Tu sei il Cristo, il figlio del Dio dei vivi, che comunica vita, che dona la vita ai suoi figli. E allora Gesù chiama beato Simone, figlio di Giona. Questo appellativo, figlio di Giona, sta ad indicare che Pietro è simile al profeta Giona, ossia che nel suo percorso di fede vive come il profeta Giona. Dio gli dice una cosa e Giona fa di testa sua. Solo alla fine comprende che fare la volontà di Dio è la vera libertà. E nonostante la testardaggine dell'apostolo Pietro, Gesù gli affida le chiavi del cielo. Gesù affida a lui le chiavi del regno dei cieli per custodire ciò che sta all'interno di questo regno, cioè tutti gli uomini che aderiscono e si convertono al Cristo, il Figlio di Dio. Vi è alla fine di questo Vangelo un invito che Gesù fa ai suoi, di non dire ad alcuno che egli era il Cristo, perché ancora sia i discepoli e sia il popolo
non avevano compreso chi era Gesù veramente. Non era il Messia che con la forza avrebbe dovuto riportare la pace su Israele, ma era il Figlio di Dio che converte il cuore degli uomini. Anche noi, come l'Apostolo Pietro, siamo chiamati a compiere un percorso di conversione per cambiare mentalità e per accogliere nel nostro cuore il Signore Gesù che porta pace, sostegno e soprattutto la misericordia.